Uniti e compatti per riprendersi la regione Puglia, il centrodestra foggiano attende le ultime indicazioni da Roma prima di affondare il colpo. Per il momento si lavora sul nome di Raffaele Fitto, il candidato che unisce un po' tutti, meno che alcuni ex fittiani e parte della Lega. Forza Italia, con il suo coordinatore provinciale Raffaele Di Mauro, è sempre più convinta di vincere le elezioni. Centrodestra sicuramente sarà unito nelle prossime elezioni regionali. Sul nome del candidato ci sarà l'ennesimo tavolo nazionale che scioglierà ogni dubbio, anche se noi già abbiamo detto come la pensiamo. Raffaele Fitto è il nome che ha proposto Fratelli d'Italia, da quello che ci è dato sapere. Noi non abbiamo assolutamente nulla in contrario nei confronti di Raffaele Fitto, anche perché è una personalità che conosciamo molto bene e con cui siamo sicuri di poter avere un rapporto, diciamo, paritario. La spaccatura nel centro-sinistra, un ulteriore vantaggio per il centrodestra. Penso proprio di sì, diciamo, non ci sono dubbi, anche diciamo qualora questa spaccatura non ci dovesse essere, io penso che i cittadini della Puglia hanno ben capito che Emiliano non può tornare a governare la nostra regione. È sotto gli occhi di tutti ciò che è stato prodotto in questi ultimi 5 anni in particolar modo. Siamo pronti a tornare invece a dare un governo serio e leale a tutti i cittadini pugliesi. Sulle candidature in provincia di Foggia, Forza Italia punta tutto sull'uscente Gian Diego Gatta e su Micaela Di Donna, che potrebbe candidarsi in una civica del presidente. Lei si candiderà? Io non sarò candidato. Micaela Di Donna? E questo lo decideremo nei prossimi giorni, anche perché devo incontrare gli amici di tutta la provincia, tutta la dirigenza, che mi daranno le loro disponibilità. L'unica candidatura certa a questo punto è quella di Gian Diego Gatta, a quanto pare. Gian Diego Gatta è il consigliere regionale di questa provincia uscente. E vorrei ben vedere, certamente sarà candidato.